Una volta all'anno, nel mese di maggio, un aereo privato portava i Ferrero da Alba a Lourdes, nel luogo delle apparizioni mariane del 1858 alla giovane Bernadette Soubirous. Quella grotta rocciosa in località Rocher de Massabielle, che divenne poi fondamento di uno dei santuari mariani più importanti d'Europa e meta perenne di pellegrinaggio di umili, malati e curiosi. Immaginate sfilare in questa folla di fedeli anche quello che diventerà nel 2008 l'uomo più ricco d'Italia, la sua famiglia, i suoi dirigenti in viaggio premio. Zero esagerazione, nessuna concessione alla mondanità, solo la riconoscenza umile di essere stato fatto oggetto di un grande amore, di aver ricevuto doni da una madre amorevole e l'umiltà grata di chiedere ancora la sua protezione. Sta in questo itinerario annuale. Il segreto di Michele Ferrero, come poi ebbe a ribadire in occasione del 50° della sua azienda. Disse: "È tutto merito della Madonna di Lourdes, senza di lei noi possiamo poco". Chissà perché proprio Lourdes. Certo, dopo l'alluvione del 1948, il padre aveva fatto erigere una statua di Maria in fabbrica, che da allora sarà una presenza ricorrente in ogni stabilimento Ferrero. Certo, il parroco di Santa Maria del Popolo, padre Bortolo Stefani, devotissimo alla Madonna, aveva promosso una fortissima azione di apostolato mariano negli anni in cui Michele, da giovane, si trovava a studiare al collegio dei padri Somaschi a Cherasco, poco lontano da Alba. Ma forse la forma matura di questa devozione bisogna cercarla nel 1957, l'anno spartiacque della morte dello zio Giovanni e della piena assunzione di responsabilità in fabbrica, ma anche l'anno dell'enciclica Le Pèlerinage de Lourdes, scritta da Papa Pio XII per il centenario delle apparizioni mariane. In quella lettera sul pellegrinaggio di Lourdes, il Papa descrive la grotta come una roccia degna di venerazione. E prende spunto dalle apparizioni in Francia per ammonire il mondo contro i rischi del materialismo. Dice così: "Ora il mondo che ai nostri giorni offre tanti giusti motivi di legittimo orgoglio e di sicurezza, conosce anche una terribile tentazione di materialismo. Questo materialismo non si trova solamente nella condannata filosofia che regge la politica e l'economia di una parte dell'umanità. Esso imperversa pure nell'amore al denaro, le cui rovine si allargano secondo le dimensioni delle moderne intraprese e che purtroppo è lo stimolo determinante di tante deliberazioni che pesano sulla vita dei popoli". Certo, non può sfuggire la coincidenza tra il richiamo del Papa Pellegrino a Lourdes e la nuova posizione di Michele Ferrero, a capo di un'industria sempre più lanciata a conquistare il mercato europeo. È nell'ottica di questo richiamo che il rapporto filiale con Maria si pone per lui a fondamento di un'idea alternativa di profitto, che non si limiti al ritorno materiale, ma esprima anche un beneficio intellettuale, sociale e spirituale. È dunque nella logica mariana di grazia e gratitudine che dobbiamo leggere il paradigma ferreriano dell'impresa come spazio di ricezione e di dono e dell'imprenditore come creatore di tesori ottenuti e condivisi. È nella stessa logica mariana che dobbiamo anche leggere lo sforzo imprenditoriale e creativo dietro la nascita di Rocher, il prodotto più iconico dell'azienda e la pralina più venduta al mondo. Ferrero Rocher nasce dal bisogno di affermarsi nel settore del cioccolato di qualità, un'esigenza percepita in modo sempre più urgente nella seconda metà degli anni 70, con la crescita della linea Kinder e il configurarsi della nuova struttura globale dell'azienda. A partire dal 1975, quando Michele si trasferì a Bruxelles con la moglie e i figli, Ferrero iniziò a sperimentare idee per un signature product, come si dice in inglese, un prodotto che potesse lasciare la sua firma imprenditoriale. Ora, un campione cerca la sua vittoria simbolo, un artista cerca la sua opera firma. Allo stesso modo, un imprenditore cerca una creazione che sia la cifra riconoscibile della propria opera. I Baci Perugina per Luisa Spagnoli, la Miura per Ferruccio Lamborghini, l'Acquarama per Carlo Riva o l'iPhone per Steve Jobs. Ferrero voleva entrare nel mercato del lusso, come testimonia la prima denominazione di Rocher come pasticcino. Voleva dissipare le voci ancora circolanti che legavano il suo prodotto alla bassa qualità degli inizi, ai tempi del razionamento del cacao o al palato facile dei bambini e delle masse. Voleva dimostrare di poter creare una pralina di lusso, che non si imponesse a forza di elitismo, ma proponesse anche a un mercato esigente la stessa nozione del quotidiano come festa che animava Mon Cheri o l'ovetto Kinder. Era il paradosso di un lusso accessibile, che allo stesso tempo comunicasse distinzione e scaldasse ogni cuore.
Ancora una volta l'origine di questa idea era la devozione mariana, concepita analogamente come incontro gratuito con una presenza insieme divina e materna, regale e familiare. Ora lo simbolo della distinzione accessibile o del premio quotidiano prenderà forma poi nella connessione speciale tra lo chauffeur Ambrogio e un'elegante donna dell'alta società, che è il tema di una delle più famose serie pubblicitarie della storia. Solo un pellegrino che sa di essere figlio sa riconoscere il terreno comune dei nostri desideri e la natura speciale dei nostri languorini, producendo in risposta un bene che sia per tutti e per ciascuno, ricco o povero che sia. In termini creativi, questa logica di amore ricevuto e donato si colloca nell'alveo della dinamica affettiva con cui Ferrero usava il cioccolato per entrare in dialogo con la Valeria di ogni dove. Questa esperienza amorosa del disegnare cioccolato, in un passo inosservato che Michele morì proprio nel giorno di San Valentino, si traduce nella ricerca spasmodica di un prodotto che potesse portare ed esprimere la sua profonda gratitudine a Maria. Negli anni tra il 1975 e il 1982, Michele non si lasciò scappare un secondo e, come il padre durante la guerra, si consumò in laboratorio in ogni istante libero per mettere a punto il suo prodotto, per porre una firma alla sua creatività, per esprimere la sua gratitudine per la storia imprenditoriale che vedeva crescere di pellegrinaggio in pellegrinaggio. Furono 6 anni in laboratorio a testare come il wafer potesse unirsi a un foglio di cioccolato, a cercare una forma convincente per un pasticcino incartato individualmente e a disegnare macchinari all'avanguardia per realizzare questo suo nuovo prodotto. Quello che ne uscì fu un capolavoro di ingegneria e creatività. Ora, il Rocher lo conosciamo dal punto di vista tecnico. È un cioccolatino sferico, a strati di nocciole, cioccolato e cialda, avvolto in una pellicola di alluminio dorato completa di cestino di carta marrone alla base e il logo distintivo in cima. Ora, pensatelo in termini di esecuzione. Una nocciola intera, delicatamente tostata, tuffata in un ripieno vellutato di crema di nocciola e gianduia e avvolta in una cialda sferica, a sua volta ricoperta da una colata di cioccolato al latte e granella di nocciola. Facile a dirlo, ma solo dopo aver trovato la quadra per lavorare gli ingredienti e farli stare insieme in modo coerente e consistente. Da ultimo, osservate il disegno e la struttura del cioccolatino da un punto di vista estetico. Non passino inosservate la consistenza rocciosa dello strato esterno e il cuore interno del pasticcino come spazio del gusto, la crema di cioccolato e locus di una apparizione sorprendente, la nocciola. Allo stesso modo, non sfugga il nome del pasticcino, Rocher, così evocativo della grotta di Rocher de Massabielle, delle apparizioni mariane. Da ultimo, non si trascuri il dettaglio che proprio su questo pasticcino, l'unico nell'opera omnia di Michele, compare il suo cognome, Ferrero Rocher, a sottolineare ancora una volta il legame strettissimo di affezione e riconoscenza di un figlio verso la madre celeste. Molte sono le speculazioni e le leggende sul Ferrero Rocher. Quello che emerge dalle frequentazioni mariane di Michele Ferrero non appartiene alla sfera dei riferimenti che si possono riconoscere o meno, a cui si può credere o meno, ma si lega all'ambito personale di un rapporto intenso e continuativo che determina l'impulso creativo e dà forma a tutto il suo agire. In questo senso, come ultima considerazione, valga un intervento di sua moglie Maria Franca a spiegare l'impatto di questo rapporto sul vivere quotidiano e sull'operato imprenditoriale di Michele. «Perché ci guardate perplessi?» diceva lei. La fede non toglie nulla a una persona, anzi la arricchisce. Grazie, se vi è piaciuto questo video vi invito a guardare gli altri episodi della playlist Il fabbricante di cioccolato e a guardare anche i profili in italiano e i profili in inglese di altri grandi innovatori italiani. Vi invito a iscrivervi a questo canale YouTube per ricevere notifiche di nuovi episodi o a seguirmi su LinkedIn e Instagram per ricevere aggiornamenti quotidiani sul mio lavoro. Grazie mille ancora, arrivederci, alla prossima.